Siamo con Alessandro Parisi, socio fondatore della nuova società di calcio a 5 Lido Il Pirata, un progetto dunque che avrà il suo battesimo nella stagione 2017-2018. Alessandro, siamo abituati a vederti, per così dire, sul campo un po' più grande, quello da calcio a 11, quindi la prima domanda che vorrei farti è proprio questa: come nasce quest'idea? È stata semplicemente una decisione presa con Michele e Tony, che sono due miei grandissimi amici. Avevamo questa possibilità di poter effettuare questa operazione, diciamo, più che altro per divertirci. Non vogliamo né vincere né porci degli obiettivi a breve scadenza. Noi vogliamo soltanto, ecco, divertirci, creare una bella cosa e soprattutto basata sulla serietà, sulla professionalità. E niente, era da anni che stavamo pensando a questa cosa e quest'anno c'è stata la possibilità di poterlo fare e non ci siamo fatti trovare impreparato, ecco. Dalle voci che circolano, sicuramente la vostra realtà punta subito a ben figurare. Ecco, non per parlare di obiettivi, però sappiamo che giocatori come Elvio Passanante, con un'esperienza decennale di calcio a 5, che hanno vinto campionati di Serie D, di Serie C2, hanno sposato il vostro progetto. Quindi, ecco, se ci puoi dire qualcosa di più in merito anche alla rosa, ricordiamo anche che l'allenatore è Fabio Padula, un tecnico molto esperto. Quindi, sia sull'allenatore che sulla rosa, cosa puoi dirci? Sì, abbiamo puntato su giocatori e su un tecnico, Fabio Padula, che comunque il nome parla da solo, non c'è bisogno di presentazioni. Abbiamo puntato su persone, ecco, che hanno non solo il nome, perché alla fine si sa che nel calcio a 5 i nomi contano ben poco. Abbiamo puntato soprattutto su nomi importanti, ma sulla qualità, che comunque sono persone innanzitutto di qualità, serie, professionali, e noi abbiamo fondato questa società basandoci soprattutto sulla professionalità e sulla qualità della persona, che per noi è fondamentale. Poi sono anche persone preparate, perché comunque Elvio Passannante e Fabio Padula, che sono innanzitutto degli amici, hanno accettato e ci tengo particolarmente a dire questa cosa, soprattutto in base all'amicizia e alla qualità del progetto. Su questa cosa ci tengo a sottolinearlo e li ringrazio. Poi ci sono anche e soprattutto altri giocatori che hanno accettato questa avventura, tra cui Aleandro Marrone, Nino Pannozzo e altri ancora che poi piano piano andremo a presentare insieme agli altri miei due soci presidenti. Però ecco, ci tengo particolarmente a ringraziare queste due persone che ci stanno dando anche una grossa mano sotto l'aspetto dell'organizzazione e dell'impostazione della società. Un'ultima cosa, ho già capito che non riuscirò a strapparti quali saranno gli obiettivi di quest'anno, però possiamo dire che state allestendo una squadra che sarà in grado comunque di vendere cara la pelle ogni sabato, perché forse devi abituarti, ma nel calcio a 5 si gioca il sabato, grosso modo. Sì, ecco, piano piano cercherò di abituarmi almeno a questa cosa del giorno, perché io per tutta la vita ho giocato a calcio, adesso alleno, quindi sono abituato alla domenica, però non sarà assolutamente un problema abituarsi al sabato. Ecco, come hai detto tu, bravo, noi l'unica cosa che sicuramente non mancheremo mai è l'impegno, soprattutto il sudore, il sacrificio. Questa è una cosa con Fabio e con Michele e con Tony ci siamo trovati sempre d'accordo. L'obiettivo è quello di fare bene e sicuramente non ci poniamo, ti ripeto, non vogliamo vincere un progetto a 3 anni. Cercheremo, non dico subito di salire, però ecco, nel breve tempo. Ti ripeto, non vogliamo porci degli obiettivi. L'importante è trovarci bene, lavorare bene e divertirci. Grazie mille Alessandro, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Siamo con Michele Schiappa, presidente della nuova squadra Lido il Pirata Calcio 5. A te vorrei chiedere questioni un po' più tecniche, ad esempio, ok che è un'idea nata tra amici, come diceva prima Alessandro, però vorrei chiederti insomma poi cosa c'è dietro, no? Quindi l'organizzazione, l'aspetto del campo da gioco da scegliere, qual è quello che avete scelto, quando si partirà con la preparazione, insomma, cosa puoi dirci di più in merito? Allora, innanzitutto per la preparazione pensiamo intorno alla metà di settembre,
Il campo sicuramente già ti posso dire che è l'Orchidea Club, uno dei campi storici di Fondi, vicino allo stadio Domenico Purificato. E poi vabbè, il mister già ne ha parlato Alessandro. E per il momento dovremmo fare settimana prossima una riunione societaria per buttare giù proprio, diciamo, le date d'inizio e tutto quanto, però per il momento questo. Come ti vedi in questa nuova veste, immagino, di presidente? Ci hai già fatto l'abitudine o credi di prenderci la mano durante la stagione? Spero di prenderci la mano durante la stagione, sarà sicuramente difficile perché è la prima volta che mi trovo in questo ruolo, però dovrebbe andare tutto bene, ci mettiamo tutto l'impegno possibile e dobbiamo fare bene. Questa è l'unica cosa che, come ha detto Alessandro, che ci teniamo, e la cosa importante è questa. Tu, che comunque hai già assaggiato il calcio a 5, che idea ti sei fatto di questa nuova realtà in base non solo a quelli che sono i tuoi soci, diciamo così, ma anche in base alla squadra che state allestendo? Per quella che è la tua militanza nel calcio a 5, dove ritieni che possa arrivare la vostra squadra? Credo che sicuramente quest'anno riusciremo a fare bene, perché siamo riusciti a fare una bella squadra, sono molto soddisfatto. E poi, cioè, comunque il tutto si dovrà amalgamare bene, non è che è così facile. Però comunque io non dico che punto chissà cosa, però sicuramente faremo bene. Senza limiti, insomma. Sì, spero di sì. Grazie mille, Michele. Prego, grazie a voi. Siamo con Tony Catalano, vicepresidente del nuovo sodalizio Lido il Pirata Calcio a 5. Con Tony faremo due chiacchiere, soprattutto a livello di curiosità. Cosa ti ha spinto ad accettare la nuova idea dei tuoi amici Alessandro e Michele? Come mai hai deciso di buttarti in questa nuova avventura? Allora, diciamo che sono già diversi anni che conosco soprattutto Alessandro Parisi e Michele, che siamo compagni di squadra già da qualche anno, a livello un po' dilettantistico abbiamo iniziato, abbiamo avuto l'idea di fare una squadra per 3-4 anni, abbiamo giocato insieme e poi diciamo che ci è nata questa idea di creare questo gruppo, soprattutto questa società, per iniziare una nuova avventura a livello professionistico, cioè in Serie D, che potrebbe essere un nostro, ecco, diciamo, un nostro punto di partenza per raggiungere, cercare di raggiungere qualche obiettivo che già penso ci siamo prefissati, anche se non abbiamo chissà a quale grande prospettiva, però credo che la voglia di fare c'è e cercheremo sicuramente di fare un buon campionato. Per quello che hai visto fino adesso, cioè molto poco, qual è l'idea che ti sei fatto in base a quelle che sono le tue sensazioni? Perché comunque è vero che tu hai lo svantaggio di non aver mai vissuto il mondo del calcio a 5, però in certi casi è anche un vantaggio perché hai l'entusiasmo della prima volta. Quindi quali sono le tue sensazioni? Assolutamente, questa è per me una grande, una bella esperienza, una nuova esperienza che non ho mai ovviamente assaggiato, perché non avendo mai avuto la possibilità di vivere una situazione del genere. Spero che comunque con la voglia che c'è attorno a me, perché ho visto che l'entusiasmo c'è e ho sicuramente l'apporto del presidente Michele con Alessandro Parisi, che ha tanta esperienza sia a livello di calcio a 11 che a 5, e quindi per me è uno stimolo in più per intraprendere questa nuova strada che vedo che avrà sicuramente un buon risvolto. In chiusura, un'ultima domanda che ho fatto anche ai tuoi amici in precedenza: dove pensi che possa arrivare la tua squadra? In parte mi hai già risposto all'inizio, però almeno un semi obiettivo, mini obiettivo. Allora, partendo dal presupposto che abbiamo buone possibilità, perché il gruppo che si sta formando è deciso, dei ragazzi molto motivati ci sono, un paio di persone, anzi soprattutto giocatori che hanno una buona esperienza nel passato, sicuramente faremo un grande campionato, secondo me.
Poi per quanto riguarda gli obiettivi, non ci diamo un termine, non è che ci siamo prefissati per forza per che ne so, un'eventuale promozione, eccetera, però visto l'entusiasmo di tutti quanti i ragazzi, sicuramente faremo un grande campionato. Grazie mille anche a te, Tony, e come dirito, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Grazie a te.